Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove oggi parleremo di Amazon e cercheremo di capire se il Prime è davvero utile. Bene, cos'è Amazon Prime? È una specie di abbonamento per Amazon, appunto, che ci offre dei servizi. Il costo è di 20 euro l'anno e c'è la possibilità di avere una prova gratuita di 30 giorni. Il primo vantaggio che vediamo con Amazon Prime è la possibilità di avere le consegne gratuite per qualsiasi spesa, cioè non abbiamo una spesa minima come senza il Prime, perché senza il Prime dobbiamo spendere almeno 29 euro per avere la consegna gratuita. Quindi se magari vi serve qualcosa che non riuscite a trovare in negozio che costa magari 5 euro, beh, con Amazon Prime potete comprare e non pagate le spese di spedizione, non perdete nemmeno il tempo a girare per i negozi. Un esempio è questo. L'altro vantaggio è per esempio il fatto di avere Amazon Drive. Cos'è Amazon Drive? Amazon Drive è un servizio che ci permette di salvare le nostre foto tramite il programma che viene installato sul computer su appunto il cloud di Amazon e abbiamo uno spazio illimitato incluso nel prezzo del Prime. Possiamo caricare tutti i formati di foto, PNG, JPEG, CR2, quindi anche le foto RAW potranno essere salvate in maniera illimitata. Se invece vogliamo avere spazio illimitato, proprio illimitato per qualunque tipo di file, programmi, giochi, per fare il backup del nostro computer totale, possiamo pagare 80 euro l'anno, che possono sembrare tantissimi, ma per un servizio del genere non lo sono, e avremo lo spazio per salvare qualsiasi tipo di file. Io, per esempio, utilizzo Amazon Drive per salvare tutte le foto che faccio. E mi trovo sinceramente benissimo perché cancello tutti i miei giga di foto che ho, che sono adesso sono circa 80 giga di foto, quindi vanno a pesare parecchio sull'hard disk, e me le salvo tutte quante sul cloud di Amazon. Quando poi mi servono, me le scarico oppure le vedo dal browser e poi seleziono quelle che mi servono e le utilizzo senza problemi, alla massima qualità, senza compressione, come se le avessi sempre avute salvate sull'hard disk. Un altro vantaggio invece per le persone appassionate di serie TV, come per esempio me, è la possibilità di avere Amazon Prime Video. Amazon Prime Video è un servizio simile a Netflix. Praticamente ci sono serie TV, ci sono film, ci sono documentari e c'è anche l'applicazione per iPhone, per Android, quindi possiamo anche usarlo in mobilità. È incluso sempre nel prezzo di Amazon Prime, quindi sempre in questi 20 euro annui. Quindi abbiamo storage illimitato. Consegne gratuite in un giorno, mentre se non abbiamo il Prime dobbiamo pagare tipo 5 euro in più. E abbiamo anche Amazon Prime Video, che appunto ci permette di avere un servizio analogo a quello di Netflix, non con le stesse serie, non con tutte quelle cose, ma con anche qualcosa di interessante rispetto a Netflix che gli manca, gratis, totalmente, o meglio, gratis, incluso in questi 20 euro annuali, che sono meno di 2 euro al mese, voglio dire. Inoltre poi abbiamo la possibilità di connettere il nostro account di Amazon a Twitch. E di avere nei videogiochi, per quelli che siano diciamo appassionati di videogiochi, dei bonus, delle casse ogni mese ci danno praticamente questi regalini su Twitch. E inoltre abbiamo la possibilità di fare il sub, quindi al nostro diciamo Twitcher preferito, gratuitamente, però soltanto a uno streamer. Attenzione, cioè se voi per esempio seguite, che ne so, Yotobi su Twitch e volete mettere il follow al suo canale, quindi essere sub, potete farlo gratuitamente grazie ad Amazon Prime. Quindi, a mio parere, io per esempio uso Amazon da prima che arrivasse in Italia. Prima utilizzavo Amazon UK nel lontano 2008 e ho sempre avuto il Prime, sempre avuto e penso che non lo toglierò mai perché anche mi piace avere le consegne gratuite e le consegne veloci senza stare a pensare di dover spendere un minimo. Per esempio, se mi serve una batteria, non mi va di andare al negozio, trovare quella che dico io e pagarla comunque. Più o meno quanto Amazon, se non di più, mi arriva a casa il corriere, la prendo ed è fatta. Quindi tutta la comodità di avere l'e-commerce più grande del mondo, che è quello di Amazon, e di avere appunto degli sconti, perché a proposito di sconti, quando c'è il Black Friday di Amazon, quindi quelle giornate in cui ci sono degli sconti, anzi quel giorno all'anno in cui ci sono degli sconti incredibili, gli abbonati ad Amazon Prime avranno le offerte con anticipo, quindi non rischiano di rimanere senza l'offerta. Quindi ragazzi, se volete iscrivervi ad Amazon Prime, io vi lascio il link in descrizione, vi basterà cliccare sopra e appunto fare anche soltanto la prova di 30 giorni, tanto è gratuita, potete annullarla quando volete. E comunque io vi consiglio di tenerlo attivo l'abbonamento perché è un lusso incredibile, cioè non ci sono paragoni come troni, però questo è Amazon. Se il video vi è piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!